dovete capire che nessuno mette i suoi figli su una barca, a meno che l'acqua non sia più sicura della terra. Nessuno va a bruciarsi i palmi sotto ai treni, sotto i vagoni. Nessuno passa giorni e notti nel ventre di un camione mangiando giornali, a meno che le mie percorse non significhino più di un qualsiasi viaggio. In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, il Comune di Napoli ha promosso con il Centro Europe Direct un pomeriggio di iniziative nella sala giunta di Palazzo San Giacomo per fare il punto sulle buone pratiche e sulle criticità nel sistema di accoglienza ed integrazione dei migranti in Italia, anche alla luce dei più recenti episodi di cronaca. La prima scelta che ognuno di noi deve fare, guardandosi dentro, se c'è dell'umanità nel nostro cuore, nella nostra anima e nel nostro intelletto, o si è diventati pietre, perché il tema è questo. Mi fa piacere che oggi ci sono state le parole molto chiare anche del Papa da questo punto di vista sul tema della umanità. Mi sembra una grande operazione di distrazione. Voi cercate il capo espiatorio, che in questo caso sono gli immigrati e sono i rifugiati richiedenti asilo, intanto non vedete tutte le nostre scelte, non vedete tutto quello che sta accadendo e che va a danno di tutte le persone che vivono nel nostro paese. Aperto dal sindaco Luigi De Magistris, il dibattito ha visto la partecipazione degli assessori al welfare e alla trasparenza, Roberta Gaeta e Alessandra Sardu, ed è stata occasione per ascoltare alcune testimonianze di persone arrivate in Italia negli ultimi anni. La giornata del rifugiato viene celebrata in tutto il mondo in questa giornata in cui ricorre l'anniversario della Convenzione di Ginevra. In questo momento, mai come prima, è importante riflettere su questi temi, anche perché all'ordine del giorno una riforma del regolamento di Dublino che regola la materia per tutti gli stati dell'Unione Europea. È importantissimo riflettere su questo argomento perché chiaramente bisogna evitare strumentalizzazioni di questo tema e avere sempre presente che ci sono dei principi del diritto internazionale che nessuno si può sognare di mettere in dubbio. Il dovere di accogliere queste persone che scappano da persecuzioni, da guerre, il dovere anche di dargli un'accoglienza degna di un essere umano, di salvaguardarne la dignità. Questo paese ha tanti tanti problemi e sicuramente il maggiore non è rappresentato dai rifugiati, dai richiedenti asilo. Oggi noi vogliamo parlare di quanto un'accoglienza sensata, un'accoglienza quindi di sistema, un'accoglienza che guarda all'integrazione sia a salvaguardia di tutti gli abitanti del nostro paese, degli italiani come degli stranieri, e quanto invece non riuscire a guardare oggettivamente le ricadute di un respingimento e anche di una mancata integrazione produca effetti devastanti e negativi. Noi vogliamo documentare un tipo di accoglienza che parla di integrazione e che salvaguardi tutte le persone che vivono nel nostro paese.